giorno. Ma sai che non me li ricordo io sti giorni? Non è più, una volta era più facile. Abbiamo fatto una tappa ieri, abbiamo fatto una tappa oggi, faremo una tappa domani. Siamo dei giorni. Ci sono dei rumori di fondo abbastanza eloquenti. Oggi andiamo a fare la strada più romantica e più poetica di Lanzarote. Peccato che noi andiamo a farla con le nuvolacce. Quindi se volete vederla veramente bene, venite a pedalarla. Venite a pedalarla con me e con Elia, perché dal 13 al 20 di febbraio 2024 c'è Lanzarote Bikepacking Experience, un viaggio di gruppo organizzato appunto da me e da Elia, in cui quella strada più bella di Lanzarote ve la faremo vedere con il sole, promesso. Se volete maggiori informazioni, link in descrizione, come al solito, e poi ci vediamo per pedalare sulla fantastica isola di Lanzarote. Ciao! Eccoci qua, preparazione. Da due bici siamo diventate tre. Una, due e tre. Guarda, piove e c'è il sole. Meglio di così. Però deve smettere di piovere, perché sennò, porca troia. E butterà giù dal podio tutte le altre strade. Mangia bene, mangia bene. Fa anche quasi caldo, direi. Sì, qua sì. Siamo riparati dal vento qua. Abbiamo fatto la tornata anche su questa strada della Madonna. Sì.
è questa. Oh. Questa strada è spettacolare, però dopo la pacchia adesso arriva la salita che ci impegnerà per qualche chilometro. Un primo tratto tremendo di spinta in salita che fa quasi desistere. Questa parte invece è molto pedalabile, molto piacevole, molto rilassante. Si continua a salire, dovremmo arrivare fino a quota 400 e passa, adesso siamo a 200. La potenza del vento di Fiumes. Controlliamo che sia questo, magari. Si chiama, ma io ho visto delle belle foto. Di questo? Mi sa che sì, è lui. Dovrebbe essere, guarda. Sì. Guarda. Nonostante sia inverno, nonostante qualcuno qui abbia preso tè caldo bollente, qualcuno è comunque affezionato alla birra fredda. Discesa al freddo! Ah! Madonna! Qua è inverno davvero, eh! Aiuto! Certo che il cabrito fritto non aiuta a pedalare. No. Se ci sono un pochino sì. Tra un pezzo largo. Hola! A Uga si fa la spesa e poi si sale verso di là. Eccolo qua, VC per la prova. Passa. Normale. Perfetto. Minchia. Se vuoi appoggiarla lì, perché io pulirei prima. Vedi che ci sono pietre, sì. I vetri. Sì. Buttiamo solo tutto in culante e poi ci mettiamo qua magari. Ecco qua.
assaggiate los chicos dentro una capanna senza tetto. Meno male. Con le tette. Si chiude qua in questa tenda. Sì. Molto al caldo. Madonna. Sauna. Questa notte. Quindi ci vediamo domani. Un altro giorno si vedrà. Boh, si vedrà. Aspetta che ti saluto in un modo particolare. Aspetta. Con un petto sicuro. Schifo.